Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati. Oggi con voi affronterò nuovamente un tema a me particolarmente caro per presentarvi un prodotto che ho ritenuto estremamente interessante riguardo al tema EDC Everyday Carry, ossia quello che sarebbe bene avere a disposizione in qualsiasi circostanza per fronteggiare le piccole vicissitudini o i grossi problemi che la vita ci può riservare. E a tal proposito, uno degli accessori che non può prescindere dalla confezione di un qualsiasi EDC è la torcia che serve per illuminare sia nelle condizioni di oscurità della notte, ma anche se si scende in una cantina, se ci si trova in un androne di un palazzo dove la corrente salta, la lucetta a disposizione è sempre un oggettino assolutamente imprescindibile. E oggi vediamo insieme a voi un'altra torcia, sempre, come vedete, potete vedere dalla confezione familiare, della famiglia True Night. True Night è un produttore cinese che si occupa di fondamentalmente torce e accessori di altissimo contenuto tecnologico, e oggi ci occupiamo di un prodotto nuovo, appena uscito dalla fabbrica e presentato, che è la torcetta tattica EDC A7, che ha delle caratteristiche particolari che me l'hanno fatta piacere, per così dire. La prima fondamentalmente è una caratteristica che ritroviamo già in un'altra True Night che avevamo già provato e recensito per voi, la V6, quella torcia che avevamo sottoposto a delle torture incredibili, congelandola addirittura accesa per ritrovarla accesa il giorno dopo. E anche questa torcetta ha le stesse caratteristiche fondamentalmente di resistenza alle intemperie, ma quello che ce l'ha fatta piacere è il fatto che condivide sempre con la sorellona maggiore la possibilità di essere ricaricata direttamente sul corpo della nostra torcia. Quindi abbiamo una presa mini USB che ci permette di ricaricare la batteria interna della nostra torcia, che è di ben 2600 mAh, quindi parliamo di un potere di lumen importante, perché questa piccolissima torcia che sta tranquillamente nella tasca dei pantaloni vanta una potenza di ben 1047 lumen, quindi tanto basta per essere accecati dalla forza del suo raggio di luce regolabile. Quindi 1047 lumen è la potenza massima della luce in modalità turbo, ma anche questa, come moltissimi altri prodotti di serie e di qualità come True Night, cioè abituato a trovare tra le caratteristiche che li accomuna più o meno quasi tutti quelli d'alta fascia, è la possibilità di selezionare attraverso dei tasti in maniera molto semplice diversi gradi di intensità che fanno un'amministrazione della carica d'energia tale da poter variare nella durata dai pochi minuti della massima intensità fino addirittura a 108 giorni di durata con la modalità fiammellina, fiamma di fiammifero. Adesso vediamo come funziona e vediamo innanzitutto che in dotazione, nel contenuto della scatolina, quindi nell'unboxing, troviamo
un kit di O-ring e lo sportellino per ricaricare di ricambio, un cavo d'alimentazione che da una parte ha la classica USB, dall'altra la micro USB, che è quella l'attacco per metterla in carica, e poi una clip che ci consente di essere attaccata sul corpo della nostra lampadina per poter arpionarla a un bordo di un taschino, di una tasca del pantalone, ma anche, come abbiamo visto con torce più piccole, ha la possibilità di essere montata in maniera reversibile per poter, perché no, prendere posto sul bordino del vostro cappello e farvi da lucetta, diciamo così, da fronte, anche se le dimensioni di questa sono un po' generose e quindi possono comunque renderla meno adatta allo scopo rispetto a altre torcette che pur queste abbiamo visto in altri test. Colleghiamo quindi la nostra presa a un trasformatore di quelli standard come quelli dei telefonini e mettiamo in carica per la prima carica la nostra torcetta appena arrivata. Siamo attenti a metterla nel verso giusto, la micro USB. Ed ecco qui, colleghiamo alla rete elettrica. Anche qui, come nella versione della V6, avremo un LED che lampeggia e che lampeggia con un colore rosso quando il livello della carica è basso e quindi andiamo a ripristinare la potenza della nostra batteria e lasciamo in carica affinché sia pronto per poi testare sul campo il funzionamento e l'intensità della luce e delle varie regolazioni. Ma perché prendere una WowTac? Sostanzialmente perché il marchio a garanzia è True Night, il costruttore cinese che oramai conosciamo benissimo per la qualità realizzativa delle sue torce, ma perché questo modello in particolare, innanzitutto per alcuni motivi, non è così ingombrante come la V6, che è pesante e grande, ottima da tenere in casa, ma meno pratica da trasportare con sé. È più grande della T1 effettivamente, ma rispetto alla T1 presenta delle differenze che per certi casi possono rappresentare dei vantaggi. In primis, si accende con il pulsante posteriore. Vedete, adesso ho selezionato l'intensità più bassa, ma le intensità poi dopo le posso cambiare con questo pulsante posizionato nella maniera classica per le vecchie torce a cui siamo abituati. Il vantaggio di questo pulsantino posto dietro è che consente l'utilizzo tattico della torcia in maniera assolutamente convenzionale, come siamo abituati con le torce normalmente utilizzate appunto per questi scopi. Qual è la differenza? Che rispetto alle torce classiche, questa in effetti, nonostante sia molto più potente, è molto più compatta. Vediamola adesso a confronto. Ed eccola qui la classica torcetta col bulbo, vedete, e la possibilità anche di variare il suo raggio, che ha il diametro, evidentemente, vedete qui dagli anelli dell'ottica, da un pollice. Se vediamo il paragone con le dimensioni, nonostante la potenza estremamente superiore, la durata della pila incomparabile, le dimensioni sono molto molto più ridotte, ma è l'inevitabile progresso tecnologico che porta a avere prestazioni sempre più grandi a
un costo e a una dimensione sempre minori. Vediamo qui le varie intensità finalmente comandate in maniera autonoma rispetto all'accensione e allo spegnimento, il che ci crea meno problemi a ricordarci quante volte devo spingere, come devo spingere il pulsante, e abbiamo una torcia da poter portare con noi in auto, da poter portare con noi in tasca o nella borsa da lavoro nella 24 ore, che ci risolve da praticamente tutte le esigenze in cui l'illuminazione può risultare fondamentale. Allora, questa è una torcia che è garantita per caduta, garantita per l'excursus termico da temperature polari a temperature desertiche, come praticamente siamo già abituati con le varie torce di questo genere, di questo livello. Wowtac di fatto rappresenta un nuovo marchio prodotto dalla Trunite dedicato all'impiego iperprofessionale, tant'è che non è raccomandato nell'uso per i bambini perché la potenza e il fascio di luce hanno un'intensità talmente alto che può essere o potrebbe perlomeno essere risultare dannoso per gli occhi se usato in maniera impropria, quindi andando a puntare il fascio di luce direttamente sul volto. Benissimo, come vedete, di torce non se ne hanno mai abbastanza. Io poi sono abbastanza fissato perché? Perché sostanzialmente mi hanno tratto d'impaccio nelle situazioni più disparate, da quella che porto attaccata alle chiavi di casa, che questa anche è una Trunite modello V2, che è proprio iper semplice, ma essendo così piccola mi ha consentito di ritrovarmela a portata di mano quando meno me l'aspettavo e quando più sguarnito, diciamo così, di fronte a un'esigenza del genere mi sarei dovuto trovare. E basta avere le chiavi in tasca e si è in grado di fronteggiare la difficoltà. Con questa torcia di tipo intermedio che sostituisce una torcia più grande da poter utilizzare sostanzialmente solo a casa o comunque in situazioni ben definite dove già mi aspetto di averne bisogno e quindi di sacrificare dello spazio per portarla. Questa bellissima torcetta della Wowtac che unisce tante caratteristiche in una mi consente di poterla utilizzare, dicevamo, abbinata alla pistola nell'uso tattico operativo nelle situazioni low light. E la fattura, le rifiniture, la possibilità di comandare la mia accensione e il mio spegnimento dall'impugnatura classica per l'uso tattico ne fanno una torcia di cui in effetti sentivo la necessità. Bene, questo come gli altri prodotti Trunite e Wowtac li potrete trovare facilmente sostanzialmente sui canali di shopping online, in principal modo su Amazon, ma anche su eBay. Se anche questo video vi è piaciuto e lo avete trovato di utilità per poter valutare l'acquisto di un'ulteriore lampada, se anche voi siete ossessionati compulsivamente dalle necessità di poter stare sempre in condizioni di massima visibilità, non esitate neanche un secondo per cliccare il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per gratificare il mio piccolo impegno con un sempre simpaticissimo like. Se pensate che altri possano essere alla ricerca di una lampadina d'emergenza e trovare in questo piccolo video degli spunti interessanti da valutare, non esitate a condividerlo su tutti i social. E se infine questa fosse la prima volta che capitate qui su Hot Bird Channel
Oppure ancora non lo aveste fatto, affrettatevi a sottoscrivere l'abbonamento assolutamente gratuito al canale cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas. Attivando la campanellina delle notifiche sarete infatti informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendone più nemmeno uno. Anche per questa volta quindi è tutto, appuntamento come sempre alla prossima!